Una notizia di portata storica, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Papa Benedetto XVI ha comunicato oggi le sue dimissioni e lascerà il pontificato dal prossimo 28 febbraio. Lo ha annunciato personalmente in latino durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto. Nella storia della Chiesa sono 5 i pontefici che hanno abdicato, per scelta o per costrizione. L'ultimo fu Gregorio XII nel lontano 1415. Sulle motivazioni, Papa Ratzinger ha parlato di ingravescentem etatem, ovvero la sua età avanzata. Ai nostri microfoni i bergamaschi commentano la notizia. Ma credo che se una figura come il nostro Papa è arrivata a una decisione come questa è stato mosso da motivazioni profonde e anche di grandi sofferenze, quindi in questo momento l'appello che si può fare è quello di fare una preghiera per lui. Ma ho letto stamattina sul posto di lavoro, diciamo, quella notizia che mi ha lasciato abbastanza basito e anche un po' preoccupato per le sorti della Chiesa, visto che ci tengo molto, quindi sono dispiaciuto, però speriamo sia di buon auspicio per coloro che lo seguiranno, insomma. Sì, sapevo, spero che anche qualche politico si dimetta. Preferivo Giovanni Paolo II, però scelta sua e non possiamo che approvare. Non se ne sa molto, da quel poco che trapela sembra che sia motivato da una riflessione profonda che lui ha fatto sul suo stato di salute in generale e sulla forza di portare avanti il suo mandato.